Monsignore, la pastorale di Papa Francesco, già implementata da decenni a nord delle Alpi, porta a una chiesa moribonda. Perché Papa Francesco non se ne rende conto? Perché lo hanno eletto apposta per questo. Lui l'ha detto, i miei fratelli cardinali mi hanno eletto perché io mi occupi dei poveri, perché io porto avanti la riforma. Vabbè, appunto, in realtà è quel gruppo di Sankt Gall della Svizzera, quel gruppo di teologi, Daniels e altri, Casper e Marx, che sono cardinali che hanno voluto già precedentemente, quando fu eletto Benedetto XVI, già da allora avevano l'idea che il Papa che avrebbe portato avanti una riforma in senso luterano della Chiesa era lui, Bergoglio. Una riforma in senso luterano, perché la pastorale o la politica di intesa interreligiosa con i luterani e poi con tutti gli altri, mira a far sì che i luterani siano apprezzati e approvati e il cattolicesimo invece sia poi sempre di più ridimensionato e si penta di tutti i suoi peccati. Adesso ufficialmente il teologo, diciamo così, di Francesco più a portata di mano, che è il direttore della Civiltà Cattolica, Antonio Spadaro, pubblica articoli di un suo confratello gesuita Pani, che dice sempre: la Chiesa nel Cinquecento ha sbagliato, ha peccato con Lutero. Lutero aveva ragione e adesso bisogna rivalutare Lutero e fare quello che lui voleva. Una Chiesa senza sacerdozio, una Chiesa senza magistero, una Chiesa senza dogmi, una Chiesa senza un'interpretazione ufficiale della Chiesa stessa, della Scrittura, ma la Scrittura lasciata in mano alle persone che con il libero esame la interpretano secondo quello che lo Spirito presunto loro suggerisce. Una Chiesa sinodale dove sacerdoti, vescovi, papi non sono espressioni del sacro, ma sono espressioni della politica, della comunità che elegge, che nomina. E il Papa stesso sta dicendo questo: bisogna arrivare a una chiesa di popolo, il popolo che elige, il popolo che dice qual è il popolo. Un popolo, si sa che il popolo è un'immagine puramente retorica, perché non esiste nemmeno in politica l'espressione di quello che vuole il popolo, cioè una moltitudine di persone diverse, non si può mai sapere qual è, tantomeno in teologia. Che dire che il popolo vuole cambiare la messa è una sciocchezza, non è mai stato né documentato né possibile, perché ci sono quelli nel popolo che sono pieni di fede, come Padre Pio in quell'epoca lì, e quelli che nel popolo non hanno nessuna fede, e quelli che hanno piacere semplicemente che siano riformate le cose perché la messa in latino non gli piaceva, gli piace più in italiano, ma non capivano le parole della messa né in latino né in italiano. E la debolezza umana fa che non ci si può sempre fidarsi della propria coscienza. Sì, ma appunto, ma poi la Chiesa non ha mai fatto un'operazione di tipo, fra virgolette, democratica, ossia di eleggere delle persone con il consenso di una base popolare e nemmeno tirare fuori da quello che la gente pensa quello che la Chiesa deve insegnare. La Chiesa deve insegnare quello che ha detto Gesù e basta, no? È così semplice. Lei è certo che l'elezione di Papa Francesco è stata Sì, orchestrata sì, sì. di quel gruppo di Ne sono Sangalle? assolutamente sicuro. Naturalmente sicuro, come si può essere sicuro ascoltando tante testimonianze, no? È una certezza storica, le certezze storiche sono sempre basate su testimonianze e sono fallibili. Però per me è molto probabile che sia così. E la tesi diversa, nessuno ha mai esposto una tesi diversa. Quello che viene detto a volte invece è una cosa assurda, dice no, il Papa Francesco è pastore
è Papa perché l'ha voluto lo Spirito Santo. Questa è una sciocchezza. Lo Spirito Santo ispira tutti perché facciano il bene, ma non tutti fanno il bene che lo Spirito Santo ispira loro. C'è chi fa una cosa buona e c'è chi fa una cosa cattiva. Se io penso al cardinale Casper, che già prima era eretico e che voleva distruggere la Santa Messa e il matrimonio e la comunione e il diritto canonico, questo già, io ho tutti i libri di Casper di 20 anni fa, no? Di 30 anni fa, e che adesso il Papa dice che è il suo teologo per eccellenza e gli fa organizzare il sinodo sulla famiglia. E insomma, effettivamente se penso a questo dico, ma questa è tutta una cosa orchestrata, no? Perché poi va a finire in tutte le cose. Il riconoscimento di Lutero, preparare una messa in cui la consacrazione non sia più consacrazione, e che sia eliminato il termine sacrificio e che piaccia ai luterani, che piaccia ai luterani. Lo stesso che è successo con Paolo VI, che nella commissione presieduta da Annibale Bugnini, che doveva preparare il nuovo Ordo Missae, in quella commissione c'erano dei luterani che dovevano dire che cosa a loro piaceva e non piaceva della messa cattolica, una cosa assurda, no? E allora si vede che è tutto un piano ben orchestrato, che è un piano che non viene da adesso, no? Viene dai primi anni 60, per cui sono 50 anni pieni di un'attività dei teologi malvagi, eretici, per conquistare il potere, e adesso l'hanno conquistato, e per questo dico l'eresia al potere. Però non sono i papi eretici, non ho mai detto di nessuno, sono papi che hanno subito questa influenza e non l'hanno contrastata e soprattutto hanno dato retta a questa cosa pazzesca di Giovanni XXIII di dire riaffermiamo la dottrina di sempre ma senza condannare nessuno. Ma non è impossibile, la condanna fa parte dell'esplicazione del dogma, è l'altra faccia della stessa medaglia. E se poi uno vuole applicare il dogma ai tempi moderni, nei tempi moderni ci sono delle eresie, bisogna per forza condannarle. Il condannare niente significa approvare tutto, e approvare tutto significa che non c'è più la fede cattolica. E questo, il Papa Giovanni XXIII, quando questo è canonizzato, certamente non lo pensava, ma... mi dispiace che mi infervoro un pochino... Però queste tematiche mi danno lo stesso entusiasmo quando sono cose buone e la stessa indignazione quando sono cose cattive di quando avevo 25 anni e iniziavo la mia vita sacerdotale. Ha menzionato il cardinale Casper. I vescovi conoscono bene le sue tesi distruttive. Come mai che non le rigettano pubblicamente? E questo è il mistero della coscienza delle persone, no? È che chi viene criticato anche in una maniera molto scientifica, nelle proprie dottrine che sono contrarie al dogma, inaccettabili, molto spesso difende se stesso. Lì non è più lo scienziato che fa un lavoro scientifico, è l'uomo che... è attaccato al proprio prestigio, ai propri punti di vista. Io ricordo un episodio molto singolare, quando il cardinale Siri, che era anche un grande teologo da un punto di vista dogmatico, pubblicò il libro Getsemani, prima in italiano, poi anche in tedesco, e in francese, in spagnolo, in cui si criticava molto la teologia di Carraner. Carraner si arrabbiò tantissimo e impedì la diffusione di questo libro in tedesco in Germania attraverso pressioni sulla casa editrice Herder e poi su tante altre fonti. Ossia c'è proprio un atteggiamento che non è da disputatio teologica dove tutti sullo stesso piano rifiutano, accettano
delle obiezioni entrando nel merito del tema. Invece c'è un dire io sono la verità e tutti gli altri sono nell'errore. Io sono al servizio dello Spirito Santo, gli altri invece sono al servizio di Satana. Ma questa è una posizione dogmatica che è paradossale da parte di chi invece rifiuta il dogmatismo. Lei ha parlato di eresia al potere. Che ne intende? Intendo non di persone che professino l'eresia formalmente, perché queste sarebbero tutte, se sono autorità ecclesiastiche, sarebbero scomunicate, perderebbero il loro ruolo, il loro prestigio, ma di eresie che sono formalmente e insistentemente professate dai teologi, i quali hanno avuto molto potere all'inizio del Concilio Vaticano II, per merito o per colpa di Giovanni XXIII, e poi nel Dopoconcilio, perché tutti i papi del Dopoconcilio hanno continuato a trattare con rispetto i teologi eretici. Addirittura alcuni, come Benedetto XVI, da una parte come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e come Papa, mantenevano una posizione giustamente ortodossa e anche pia di adorazione di Dio e di rispetto della sacralità dell'incarnazione. Però poi affettivamente erano molto uniti a questi teologi. Quando Benedetto XVI da Papa parla di Karl Rahner, dice semplicemente che erano tutti e due d'accordo nel aiutare i vescovi a fare il concilio in una certa direzione, quella orribile, no? E poi si sono separati solo per certe diversità. Allora, e poi addirittura Benedetto XVI da Papa ha ricevuto pubblicamente Hans King. Francesco addirittura ha detto che Hans King gli ha chiesto di cambiare il dogma dell'infallibilità e ha detto sì, ci penseremo. Voglio dire, tutti i papi hanno avuto non un atteggiamento severo e di condanna dei teologi, ma hanno avuto un atteggiamento di stima e di comprensione. E questo è pertanto, io voglio precisare però che io non ho mai fatto una condanna filosofica o teologica delle persone, nemmeno dei papi e tantomeno dei teologi. Io condanno le proposizioni, le teorie, perché quelle sono oggettive, le intenzioni e il legame con la personalità non mi interessa, perché come logico io posso solo esaminare una proposizione, un metodo e lì dico delle cose che sono assolutamente vere e inoppugnabili. È la seconda volta che dico questa cosa, perché è vero, è che è così. Però, per esempio, nel criticare le tendenze ereticali di Benedetto XVI, non ignoro che lui è un santo e che ha fatto poi tante altre cose buone nella pastorale per la Chiesa e che ha avuto sempre buone intenzioni. Però questo non toglie che lui abbia, professato simpatia per il neomodernismo, che consiste essenzialmente in due cose: ignorare la metafisica e volere esplicare il dogma con categorie esistenziali e fenomenologiche, e poi secondo, una cosa terribile, molto brutta, ignorare le premesse razionali della fede, ossia quelle che Tommaso chiama i preambula fidei, per cui quando si parla di Dio c'è solo la fede in Dio, non c'è il sapere che c'è Dio, come il dogma del Vaticano I afferma, consolidando tutta la dottrina della Chiesa. Giovanni XXIII ha detto che la Chiesa non condanna nessuno, ma oggi l'eresia al potere condanna quelli che difendono la dottrina cattolica. Che cosa è successo? Ah, è quello che ho spiegato. L'eresia al potere significa che da Giovanni XXIII
c'è l'idea che la pastorale, questa è la parola chiave, consista, la pastorale della Chiesa consista nel tradurre il dogma in un linguaggio comprensibile e accettabile per l'uomo moderno, il che è tutto un mito, tutta una fantasia, e poi consiste nel trovare il bene anche nelle posizioni teoretiche più contrarie al dogma stesso. Questa è una pastorale. Come pastorale io ritengo che sia sbagliata e nociva alla Chiesa, però è pastorale, pertanto è un'attività, non è un pensiero, non è una teoria. Infatti non c'è una teoria di Benedetto, di Giovanni XXIII in questo senso. È solo una prassi, una prassi che io ritengo sbagliata, però la prassi del Papa o di un concilio non è, diciamo, sorretta dall'infallibilità come la dottrina, e la prassi può essere sbagliata, però sbagliata perché è un atto prudenziale che può essere giudicato sbagliato da altri giudizi prudenziali che sono, per esempio, i miei, che, e non sono giudizi, diciamo, che abbiano l'infallibilità nemmeno loro, e pertanto quando io critico tutta questa pastorale che mi sembra disastrosa, uso sempre avverbi e aggettivi e verbi che fanno capire che sono opinioni. Io ho l'opinione che questa pastorale sia disastrosa, io non la pratico, però poi Dio giudicherà, perché non c'è nulla di dogmatico nel giudicare una pastorale se è opportuna o non è opportuna. Fanno male a quelli che la pastorale del Concilio e dei papi successivi la considerano invece dogmaticamente l'unica necessaria, e parlano di nuova Pentecoste della Chiesa, e parlano dello Spirito Santo, eventi dello Spirito Santo, no? Tutte cose che sono come se questi giudizi prudenziali, che io reputo sbagliati, fossero invece dogmaticamente infallibili, anzi santi, e anzi l'unica cosa che la Chiesa possa fare. Per questo poi c'è una oppressione riguardo a quelli che criticano. Criticano un'opinione legittima in nome di una opinione illegittima. L'opinione illegittima è pensare che la Chiesa debba per forza fare questo tipo di pastorale, che poi è basata su cose assurde. Cioè, l'uomo moderno non esiste, esistono tanti uomini moderni, anche nell'Europa. La cultura della Polonia, dell'Ungheria, della Slovenia e quella di Parigi sono completamente diverse. E invece tutti pensano che l'uomo moderno sia il parigino, sia Frankfurt, sia... sono cose assurde. L'uomo moderno che ignora tutta l'Africa, tutta l'America Latina, gran parte dell'Asia, ma questo uomo moderno che poi ignora che nelle coscienze di tutti gli uomini c'è molto di più di quello che appare sui giornali, sulle riviste, sulle pubblicazioni accademiche. Per esempio, pensare che l'uomo moderno è ateo, io sono sicuro che è falso, perché la certezza che c'è Dio ce l'ha in base al senso comune, come lo chiamo io, ogni uomo sa che c'è Dio, poi fugge da lui magari, poi magari trova degli alibi intellettuali, ma che ci sia Dio lo sanno tutti. Un pastore di anime, uno che confessa i moribondi, lo sa benissimo. Anche la storia della filosofia lo dice, che anche Voltaire all'ultimo momento chiese un sacerdote per assolverlo, perché sapeva benissimo che c'è Dio e che il Dio che salva è quello che si è incarnato ed è Gesù Cristo. Come pensa la teologia di Josef Ratzinger potrebbe essere un'uscita della crisi attuale? Assolutamente no, per quello che ho già detto. Josef Ratzinger, quando ha scritto Einführung in das Christentum, già era inficiato da una cultura cattolica succuba della cultura protestante, ed era già operante nella teologia con la scelta di combattere il neotomismo, la neoscolastica, che era il suo obiettivo, no? E di, insieme alla neoscolastica, combattere anche l'idea dei preambula fidei e della teologia naturale. Per cui si passa dall'ateismo alla fede,
una cosa che la Chiesa non accetta, dogmaticamente non accetta, il Concilio Vaticano I dice il contrario, e anche l'enciclica Fides et Ratio dice il contrario, non si passa dall'ateismo alla fede, si passa dalla conoscenza naturale di Dio alla fede se ci sono i preambula fide, se ci sono le possibilità, se uno cerca la salvezza, se uno ha la possibilità di capire la giustezza del messaggio di Cristo e la testimonianza degli apostoli. Pertanto la teologia di Ratzinger, a parte il fatto che la teologia di Ratzinger vale per lui come teologo, un'altra cosa è la sua pastorale, cioè la sua azione di governo come prefetto per la congregazione per la dottrina della fede e poi come papa. Come papa che cosa ha fatto? Ha fatto pochissima pastorale dogmatica, pochissima, ha fatto molta pastorale letteraria e ha fatto dei documenti che sono più teologia che magistero. Questo l'ho spiegato bene in questo libro. Se fa teologia e si mette sullo stesso piano dei teologi, per di più competendo con loro nell'aggiornamento, eccetera, non si fa più vero e proprio magistero. Il magistero è ripetere, riproporre il dogma e esplicarlo, applicarlo, il problema del linguaggio, il problema delle confutazioni degli errori, eccetera. No? Infatti le encicliche di Benedetto XVI sono al 90% pura teologia. Caritas in Veritate, Spes Salvi, a parte il fatto che poi ha dedicato, in pochi anni di pontificato, ha dedicato ben mesi e mesi a scrivere libri di teologia, come i due libri su Jesus von Nazareth. Nel 2005 il cardinale Ratzinger ha proposto che anche i non credenti dovrebbero vivere come se Dio esistesse. Bellissimo, no? Ma come in realtà? No, questo è con molto rispetto per il cardinale Ratzinger, che l'ha detto da cardinale, ma poi l'ha ripetuto anche da papa, è una sciocchezza, perché agli uomini non bisogna presentare l'esistenza di Dio come un'ipotesi, perché questo è solo fideismo. L'esistenza di Dio è una certezza, bisogna richiamare gli uomini alla sincerità del loro cuore, riconoscere che sanno che Dio c'è e hanno il dovere di cercarlo, di cercare il vero Dio che si manifesta nella storia. Pertanto questo discorso Ratzinger l'ha fatto sempre in relazione alla politica, alle strutture economiche e sociali. Lui ha una giusta preoccupazione per la dottrina sociale della Chiesa e per il bene comune, ossia per la giustizia sociale. E allora dice: le persone che lavorano in politica, in economia, per la giustizia sociale, dovrebbero, se non accettano l'esistenza di Dio e tantomeno la fede cristiana, perlomeno stare in questa ipotesi. Ma insomma è una cosa che non ha né capo né coda, perché chi ammette l'ipotesi, sia il Papa che gli atei, negano una verità sapendo che è verità. Perché io ripeto, nessuno mi può convincere che c'è qualcuno che veramente sia convinto apoditticamente che Dio non c'è. Non esiste, non esiste in filosofia, come filosofo lo posso dire, non esiste in filosofia, nessun filosofo ha emesso la tesi che Dio non c'è. Nessuno. La tesi che Dio non c'è l'hanno fatto alcuni fisici, estrapolando dalla loro fisica cose che non hanno nessun senso metafisico. Oppure alcuni letterati come Michel, come si chiama questo? Michel Foucault, ma non è una certezza, tant'è vero che in Francia negli anni 60 scrisse un bellissimo libro il mio maestro Etienne Gilson, che si chiama L'ateismo difficile. Dice: è difficile per un filosofo professare l'ateismo, perché l'ateismo è illogico, è assurdo. Che Dio c'è lo sanno tutti a livello di senso comune e a livello filosofico. Figuriamoci, tutta la fonte della filosofia mondiale, che è la filosofia greca, è tutta di professione di assoluta certezza che Dio c'è.
Platone, Aristotele, gli stoici. L'anno scorso lei ha denunciato una persecuzione contro la sua persona e contro quelli che non si allineano alla dittatura del relativismo. Continua questa persecuzione? Ah, è sempre peggiore, sì, perché si fa scudo anche di alcune imprudenti affermazioni del Papa attuale, che tutti coloro che sono fedeli alla dottrina, al diritto canonico e vogliono che le certezze della fede non siano messe da parte, vengono accusati addirittura di eresia pelagiana o eresia gnostica. Insomma, in realtà ce l'ha semplicemente con quelli che sono animati da buone intenzioni, che hanno fatto, hanno firmato i dubbia, quei cinque dubbia, e hanno poi firmato la Correzio Filialis. A loro risponde semplicemente dicendo siete fanatici di un fissismo, ignora il Papa, ma ignorano tutti loro, che nella Chiesa, nella fede della Chiesa, ci sono due livelli. Un livello è il dogma, le certezze assolute, che sono poche. Un altro livello sono le esplicazioni, le applicazioni del dogma, che arrivano fino alla pastorale, che sono tante. Lì ha ragione il Papa Francesco nel dire che ci sono molte interpretazioni, molte scuole di pensiero, ma queste riguardano solo ciò che nella fede è accidentale. Ciò che invece nella fede è sostanziale, lì non ci sono scuole di pensiero, c'è un solo pensiero, il dogma. Il dogma, la fede della Chiesa è sempre quella. E chi è affezionato alla fede della Chiesa e la vuole sempre salvaguardare, non va redarguito, non va perseguitato, va aiutato a compiere il suo dovere e riconoscere che ha ragione. Arriverà il tempo in cui un Papa farà così, quando Dio vorrà. E in che consistono quelle persecuzioni? Che cosa succede con gente? Questo tutti lo sanno, no? Quello che è stato con i Francescani dell'Immacolata, quello che è stato con tutti coloro, me compreso, che nello scrivere libri e nel fare una pastorale di chiarimento e di superamento del disorientamento pastorale, hanno visto le loro pubblicazioni, le loro conferenze proibite in molte diocesi, e soprattutto le loro pubblicazioni. Per esempio, io ho fatto una collana che si chiama Divinitas Verbi, già ne sono usciti 6 numeri, e tutte le librerie cattoliche questi libri non li tengono in vetrina, anzi non li vogliono nemmeno avere. E le riviste cattoliche, per esempio la Civiltà Cattolica, non le cita nemmeno fra i libri ricevuti. E questo vuol dire molto, no? Avvenire li combatte, questi libri. Io dico Avvenire, Civiltà Cattolica, Edizioni Paoline, Famiglia Cristiana, parlo dell'Italia, no? Tutta la stampa cattolica ufficiale fa l'ostracismo riguardo a questa buona dottrina, oppure la nomina in maniera dispregiativa, come se fosse prodotta da un pazzo. Il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, che ospita tutti i peggiori traditori della fede, tutti coloro che sostengono l'omosessualità e il matrimonio gay, eccetera, li ospita lì nelle pagine e li esalta come gente che sta portando avanti la riforma della Chiesa. Però invece, quando io scrissi, non su Avvenire stesso, ma su un'altra pubblicazione online, che non mi piaceva che su Avvenire scrivesse di catechesi Enzo Bianchi, che pratica in fondo un ateismo mascherato da buonismo, no? E dice espressamente che Gesù è una creatura, Gesù è uomo, e che Dio si è, come dice la filosofia hegeliana, Dio è diventato uomo, pertanto non c'è più Dio, mentre c'è Gesù Cristo visibile sulla terra, ma Dio non c'è più perché c'è solo l'uomo. E il diventare uomo, traducendo in maniera sbagliata,
Hoteos, Hologos, Sarx e Geneto. Lo traduco in maniera sbagliata, come dire, non c'è più Dio ma c'è solo l'uomo. E questo, detto in maniera popolare sbagliata, è la pastorale di Enzo Bianchi. Avendo criticato questo, il direttore di Avvenire, sull'ultima pagina di Avvenire, che è quella delle lettere dove tutti leggono, dice: Livi è pazzo, Livi è malvagio, Livi mente, Livi è proprio una specie di pubblica denuncia. Quando io su quella rivista, su quel giornale della Conferenza Episcopale, per 30 anni avevo scritto, mi conoscono benissimo, prima che ci fosse la svolta, no? Allora, questo tipo di fa sì che anche il lavoro accademico e anche il lavoro intellettuale di produzione di libri è molto limitato, perché i libri, se non vanno nelle biblioteche e non vanno nelle librerie e non si vendono, è come se non fossero scritti, no? Ed è una congiura del silenzio, che è una vera e propria persecuzione, perché poi la mia piccola casa editrice vive anche delle vendite, perché altrimenti non ho più il capitale per poter investire e pubblicare, no? E se le vendite non ci sono, è anche una maniera di tagliarmi le gambe, come si può dire in Italia, come hanno fatto anche con... Vabbè, anche l'università, questa qui mi ha anche trattato male dal punto di vista economico, mi ha negato la pensione. Sì. Le università fanno anche incontro per le persone che non sono in linea? Sì, tutte. Bene, comunque, sono cose che non hanno importanza. Quello che ha importanza è che bisogna riconoscere l'eresia, bisogna riconoscerla, e poi riconoscere anche la pastorale, che io ritengo, giustamente, con buone ragioni, sbagliata, di favorire l'eresia. È quello che sta scritto nella famosa Correzio Filialis, De Eresibus Propagatis, dice: correggiamo il Papa perché, non perché lui sia eretico, questo non l'ho mai detto nessuno, non lo dirò mai io, ma perché favorisce con la sua pastorale, favorisce la propagazione dell'eresia. Tra l'altro ha messo ai vertici della Chiesa i peggiori eretici, e si fa scrivere le sue encicliche dai peggiori eretici. E lei ha sentito di gente che, per esempio, ha perso il posto all'università perché in Roma, perché era troppo cattolico, senza nomi. Sì. Ah, certo, è una cosa abituale, sì. È una cosa ormai abituale, sì. Come si spiega che gente come Tornielli, come Introvigni o Borghesi, una volta alienati come sembrava alla posizione cattolica, oggi sono fra i cortigiani più accaniti di Papa Francesco? È perché sono persone che io conoscevo e stimavo prima, che hanno fatto la scelta della convenienza. Per 30 denari hanno venduto il vero amore e la vera fede per Gesù. E, d'altra parte, per esempio, uno per uno, Introvigni prima era una persona che mi stimava, che aveva scritto libri, aveva letto libri della sua organizzazione, Alleanza Cattolica, nei quali si apprezzava quello che avevo scritto io sul senso comune, in rapporto alla fede, in rapporto alla metafisica, in rapporto alla storia, soprattutto alla storia della filosofia moderna. E lo stesso Borghesi conosce come me i libri di Gizon, alcuni li ha tradotti lui, altri io, però tutti a un certo punto hanno messo da parte le loro competenze scientifiche. Introvigna come sociologo, Borghesi come filosofo, Tornielli come niente, hanno messo da parte le loro competenze scientifiche per poter fare semplicemente i propagandisti. E questo, da un punto di vista culturale, è molto, molto brutto, è una cosa abietta, i propagandisti. Il libro che ha scritto Borghesi
sul pensiero di Bergoglio, andando a prendere tutto quello che ha letto o non ha letto, tutto quello che ho occhieggiato o ho orieggiato. Sono tutte cose che non si giustificano, perché effettivamente se c'è una cosa chiara è che Bergoglio non è un accademico e nemmeno uno studioso, non ha fatto nemmeno la tesi di dottorato in teologia, è una persona tutta dedita alla prassi, certamente avrà un suo pensiero, ma non lo si ricostruisce attraverso tutte le fonti di tutti i gesuiti, eccetera, perché poi alcune fonti sono artatamente nascoste, per esempio molto deve Bergoglio a Carraner, che nella Compagnia di Gesù ha avuto un'influenza straordinaria, no? Quasi monolitica, ma prima di lui ha avuto un'influenza straordinaria, quasi monolitica, Teilhard de Chardin. Ma siccome Teilhard de Chardin è stato condannato dal Sant'Uffizio all'epoca di Giovanni XXIII, di lui non parla come una fonte immediata di... Ma insomma, tutte cose dove si vede che c'è politica, servilismo, e non c'è autentica. E poi soprattutto si ignora una cosa fondamentale. Il titolo di questo libro è Teologia e Magistero. Teologia e Magistero sono due cose diverse. Se uno esamina il Magistero del Papa, deve vedere solo quello che in lui è atto magisteriale, documenti che sono magistero, non il suo pensiero, le letture che ha fatto, gli amici che ha avuto, ma che significa? Una cosa, non si può appiattire il magistero a livello della teologia e la teologia a livello di un sincretismo senza una struttura mentale, no? Una teologia che ignora la fede e il dogma e un magistero che vuole solo fare esortazioni apostoliche, non si possono mettere sullo stesso piano di un pensiero. Anche questo, un filosofo che parla del pensiero di Hegel, pensiero di Schelling, pensiero di Kant, pensiero di Heidegger e poi il pensiero di Bergoglio, come se fossero tutte le stesse cose, ma è scientificamente assurdo. Comunque, ho detto una cosa troppo forte per quanto riguarda l'ora dei 30 denari, ma comunque è un'immagine retorica. Sì, visto che loro piace tanto la retorica, anche io la uso. Sì. Perché certamente a loro gli va bene. Tornielli è diventato ricco facendo questo. Mentre uno che lavorava con lui alla stampa di Torino, non avendo fatto questo, adesso è povero. È Marco Tosatti, tanto per dire. Sì, sì. E io pure. Francesco ha detto a Eugenio Scalfari che l'inferno non esiste, e il Vaticano non ha veramente sentito. Certo. Significa questo che Francesco sarebbe un eretico? Che cosa no, significa no, no, questo? No. L'eresia c'è solo quando l'eresia nel Papa ci sarebbe solo nell'ipotesi, che non si è mai realizzata, che lui formalmente dicesse queste cose. Formalmente non le ha dette, le lascia dire. Così come ha lasciato dire al generale dei Gesuiti che la dottrina di Gesù storica non si sa quale sia, perché non c'erano i registratori, e le ha lasciato dire poi successivamente che il demonio è un simbolo del male. Non sono dottrine che dice lui, tant'è vero che espressamente Papa Bergoglio ha detto anche nella Gaudete et Exultate che il demonio è una persona viva, è vera, no? Per cui lui non può essere accusato di eresia, perché non dice mai nessuna eresia, le fa dire ad altri, sempre nell'ambito di questa prassi. È una prassi di creare confusione e di creare l'ambiente favorevole per tutte le riforme che vuole fare. Sì, ma la gente è dopo...